Allora, io sono Danilo Tacconi, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato. Io sono Erika Tarquini, il coordinatore del reparto di malattie infettive del San Donato. Siamo qui insieme, come dire, a raccontare quello che ci sta avvenendo come operatori sanitari sostanzialmente, no? E devo dire che personalmente, ma tutti sostanzialmente, stiamo vivendo qualcosa che non ci era mai capitato nella vita. Da studioso, da medico e soprattutto da infettivologo, avevo sentito e studiato parlare delle pandemie, delle epidemie che anche tanti anni fa si erano avute nel mondo, che avevano causato decine di migliaia di morti, e in questo momento purtroppo stiamo vivendo anche noi questa situazione. Devo dire che la stiamo affrontando con coraggio, con determinazione, perché vogliamo uscirne fuori bene. Il nostro impegno è un impegno quotidiano, un impegno praticamente dedito esclusivamente al lavoro e dedito ai pazienti, dedito a cercare di trovare una soluzione al problema. Diciamo che, visto i ruoli, siamo anche dediti in questo momento a supportare gli operatori che hanno le loro paure, hanno i loro timori e quindi cercano anche in noi sicurezza, risposte che siamo tenuti a dargli, mantenendo lontane le nostre paure e i nostri timori che comunque come esseri umani abbiamo quotidianamente. E in effetti noi abbiamo deciso di continuare a vivere anche parte della nostra vita, seppur in qualche modo la nostra vita privata sia ridotta nel tempo che dedichiamo ai nostri cari, ai nostri familiari, perché la gran parte del nostro, diciamo, tempo giornaliero lo passiamo in reparto, lo passiamo per l'assistenza dei pazienti, lo passiamo per l'organizzazione di tutta una serie di cose da fare nel corso della giornata, nella programmazione. Però devo dire che per noi tornare a casa è utile perché troviamo i nostri cari che comunque ci rinforzano molto rispetto a quello che facciamo, perché in momenti come questo, devo dire, è anche facile abbattersi, però noi siamo forti, eh? Siamo forti perché siamo un gruppo, siamo un'equipe e in questo ci sosteniamo tutti insieme. E devo dire, non solo all'interno del reparto di malattie infettive, perché abbiamo avuto tanti segni di solidarietà da parte anche delle persone fuori dell'ospedale, e c'è una grandissima collaborazione tra professionisti in tal senso che si sostengono e si danno una mano per portare avanti il nostro progetto di vincere questa battaglia. Devo dire che probabilmente la sensazione più frustrante che in questo momento provano gli operatori, al di là che quando siamo qui dentro la paura è un po' più lontana, no? Perché non si sente utile, è veramente vivere la solitudine dei nostri pazienti, è sentirsi inadeguati a fornire quello che siamo abituati a fornire sempre, un'assistenza di qualità, di ottimo livello, che cerchiamo in tutti i modi di dare, ma avere dei pazienti soli, completamente soli, è una cosa che è diverso dalla quotidianità e quindi questo è un sentimento che gli infermieri, tutti noi, che fa male, è una cosa che prova molto il personale, questo riuscire, cercare di riuscire a confortare la gente che non sa che i familiari come stanno ed è una delle cose principali di cui si cerca di occupare al di là della salute, chiaramente, di cercare di dare l'assistenza. In effetti è vero, perché c'è un senso di solitudine in questa malattia che poche altre malattie nel passato hanno avuto. Però noi cerchiamo di darci da fare per cercare di colmare questo senso di solitudine. È una situazione che probabilmente una volta terminata ci avrà insegnato qualcosa, spero, e quello sarà, diciamo, di riscoprire certi valori, certi ideali che probabilmente fino a qualche tempo fa erano degli ideali un po' persi.